Parlo con la polizia di Pesaro. È la polizia di Urbino? Lunedì prossimo alla BCC Arena approda una compagnia teatrale non locale, Foresta come si suol dire, compagnia teatrale del Gallo. Ci tengono alla dicitura giusta, certo. Quanto mai è giusto? Certo. Allora, noi non approdiamo, sbarchiamo nuovamente su questo territorio che per noi è molto importante, molto piacevole, ci teniamo. E gli inviti che riceviamo sono sempre molto graditi e quindi bene, approfittiamo di questo per presentare la nostra ultima fatica, che è questa Dolamet. Che sarebbe a dire dove la mettiamo. Esatto, questa dove la metto? Questa dove la metto? Ecco. Questa chi sarebbe? Ah, questa è tutto, ecco. è tutto da scoprire, ovviamente. Non possiamo svelare se i segreti. Lo diciamo adesso, dopo lunedì che venite a fare. Esatto. Compagnia, insomma. Allora, una compagnia molto consolidata, perché festeggiamo 42 anni di attività. Non lo dimostriamo perché, vedete, sono molto giovane. E siamo un gruppo di amici. Tendo a sottolineare la parola amici, perché effettivamente quello che ci tiene uniti è proprio l'amicizia, il senso dell'amicizia. Lo facciamo a scopo di beneficenza, questo è molto importante, e veniamo a farlo molto molto volentieri, così facciamo concorrenza alle compagnie che sono locali, autoctone. Non vogliamo svelare più di tanto, però giusto per darci un'idea. Allora, come mi piace dire solitamente, il nostro spettacolo ha i contenuti tipici della commedia italiana, quindi gag, equivoci, colpi di scena e poi il finale, che non posso dire, che è a sorpresa ovviamente. Però diciamo che dove l'abbiamo presentata abbiamo riscosso un buon successo. Quanti siete? Allora, sul palco in questa commedia siamo in 8. Però diciamo che la compagnia è molto più ampia e siamo in 16. Benissimo, allora insomma, anche se sono alla metà, però sono sempre calzante. Sì. E quindi lunedì prossimo, compagnia teatrale del Gallo, con la rappresentazione? Questa, Dolamet.